piacere di essere qui con te su Astrolove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Oggi giornata di martedì, giornata corrispondente al pianeta Marte, quindi giornata di azione, giornata di forza, giornata anche all'occorrenza di coraggio, ma una giornata particolarmente importante per i segni di terra. Vediamo cosa hanno a raccontarci gli astri per oggi, martedì 4 luglio 2023. Prima di avventurarci in questa sintetica analisi delle posizioni planetarie più significative di oggi e via via di seguito, segno per segno, come queste si esprimono, ti ricordo sempre, per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale, a produrre per te contenuti sempre più belli, curati e cattivanti, di iscriverti al canale qualora ancora non l'avessi fatto, a lasciare un like sotto questo video, ad attivare la campanella per non perderti nessuna notifica e, se ti fa piacere, anche metterci un commento qui sotto. Inoltre ora hai la possibilità anche più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonata e abbonato, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia nel mio astroblog che in un video dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi, per così dire, generalisti riferiti alla posizione del Sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, hai la possibilità, se lo desideri, di indagare in ogni direzione, in ogni contesto, in maniera mirata del tuo percorso di vita che ti stia a cuore, quindi dal classico amore, rapporto con chi ti vuole bene, con chi ti ama, con l'eventuale partner, rapporto con i genitori, con i figli, con gli amici, rapporto con i colleghi di lavoro, il lavoro stesso, la tua realizzazione professionale, il tuo business, il denaro, gli investimenti, la casa, i traslochi, gli spostamenti, i viaggi, la fortuna, lo studio, ogni aspetto per te di rilievo, appunto richiedendomi un consulto personalizzato in privato, sempre secondo le modalità che trovi riportate nel mio astroblog. O se invece volessi addirittura acquisire in prima persona queste tecniche interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online on demand di astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi che ho strutturato in 12 lezioni per consentirti passo dopo passo, in maniera graduale, su misura le tue esigenze di orari, di giornate di frequentazione, di poter acquisire appunto questa comprensione di questi sensi, di questi movimenti planetari di cui ti parlo anche in questi oroscopi giornalieri, che sono appunto la base di questa bellissima mantica che è l'astrologia. Trovi sempre tutte le indicazioni per potervi partecipare nel mio astroblog. Ma entriamo nel vivo, giornata ancora diciamo interessante per i segni di terra. Presenza di rilievo della Luna nel segno del Capricorno, si fa sentire per i nati la seconda e l'ultima decade, con questo senso anche di orientamento dell'attenzione dal punto di vista di percettività verso tutto ciò che può essere utile, tutto ciò che può essere utile e costruttivo. Ma è una Luna comunque briosa, pur essendo stabile, concreta, anche solida in un certo qual modo, nel farlo può anche stupire. Cioè, infatti questa interazione molto particolare con Urano, presente nel segno del Toro, che si fa sentire per i nati l'ultima decade del segno del Capricorno, così come per il segno del Toro e anche della Vergine, queste energie planetarie, quindi questa terra che si fa sentire, questa concretezza, questa solidità che può inaspettatamente evolversi, questa percettività, questa attitudine sì concreta, sì costruttiva, ma non così rigida magari come può essere normalmente, quindi in un senso positivo per questi segni. Viceversa, appunto, una Luna che potrebbe risultare ancora un po' fastidiosa per i nati la seconda e ultima decade rispettivamente del segno contrapposto del Cancro, così come per i nati la seconda e ultima decade dell'Ariete e della Bilancia, quindi una giornata un po' particolare che per questi segni potrebbe risultare con un umore non proprio al top. Contemporaneamente, ancora di assoluto rilievo la presenza contemporanea, tutto sommato, per i nati della seconda decade di Sole e Mercurio nel segno del Cancro, che anche in questo senso paradossalmente spostano l'attenzione, spostano il tenore in un senso positivo per il Cancro stesso, così come per lo Scorpione e i Pesci della seconda decade, su un piano più emotivo, su un piano più leggero, su un piano più morbido in un certo qual modo, nonostante appunto ci sia questa fermezza che abbiamo visto abbastanza della Luna di oggi. Viceversa, appunto, questo senso di acquosità, questo senso di emotività potrebbe risultare ancora un po' fastidioso, un po' destabilizzante appunto per il contrapposto Capricorno, che oggi può godere di questa appunto luna positiva, nonché sempre per i nati la seconda decade del segno della Bilancia e del segno dell'Ariete, con un'energia, un tenore energetico non proprio al top. A proposito di energia, ci pensano comunque, se non altro, su certi fronti di azione, di focosità e di appassionamento, per così dire, di coinvolgimento
coinvolgimento nella vita più intima e personale le presenze di Marte e di Venere, perinati sempre l'ultima decade del segno del Leone, dell'Ariete e del Sagittario. Dare questa spinta aggiuntiva, questa carica, questo entusiasmo, questo intento veramente di vivere con pienezza, di cogliere il positivo, il divertente da ogni situazione. Viceversa, appunto, ancora un po' fastidioso, un po' delicata questa presenza appunto duplice marziana e venusiana, sempre perinati l'ultima decade, rispettivamente sempre di Acquario, del Toro e dello Scorpione. Ma entriamo nel vivo con qualche dettaglio in più, come di consueto, segno per segno. Iniziamo da te, grintoso Ariete, va incontro ancora una giornata dei connotati un po' delicati, sia sempre sul fronte di tenore generale, di concentrazione e anche di emotività. La presenza contemporanea sia del Sole che di Mercurio continua infatti a farsi sentire marcatamente per i nati della seconda decade, quindi questo senso un po' annebbiato per quanto riguarda la propria concentrazione, il modo di esprimere i propri punti di vista e anche un tenore energetico non così di slancio, non così deciso come di consueto. Viceversa, dal punto di vista emotivo c'è comunque un'alterazione di quello che è il consueto tenore generale, però c'è quasi quasi un'eccessiva fermezza, quel lato più ostinato che spesso a volte ti caratterizza. Se appartiene alla seconda e anche l'ultima decade, potrebbe emergere in maniera un po' ruvida anche nei rapporti con le persone a cui maggiormente tieni. Decisamente più equilibrata la situazione, nonostante questa luna un po' fastidiosa per i nati l'ultima decade, sia nella vita più intima e personale, con questa Venere che sospinge verso passioni più intense, verso un coinvolgimento più sentito, e soprattutto il Marte che ti governa, sempre se appartiene all'ultima decade, che ti dà questa sorta di sicurezza, questa sorta di maestosità, questo andare veramente a viso alto avanti nelle situazioni, scegliendo le più ampie opportunità che ti si presentano. Per te, costante e coerente Toro, ancora una giornata dei risvolti un po' contraddittori, ma comunque positivi per te. Dal punto di vista emotivo puoi proseguire su quel selciato che magari hai già iniziato nella giornata di ieri, pur di concretizzare, pur di portare a termine degli intenti decisamente molto solidi e molto concreti. Se appartiene alla prima decade, ricordiamo che c'è comunque questa presenza costante di Giove nel tuo segno che ti consente di farlo con questa sorta di spinta aggiuntiva in un certo qual modo. Anche il tuo tenore energetico risulta sempre ottimale, sempre se appartiene alla seconda decade, con questo sole propizio, e per quanto riguarda la tua dialettica, la tua attitudine comunicativa, il Mercurio ti sospinge positivamente nella stessa direzione, consentendoti veramente di entrare in buona sintonia con le persone maggiormente care, anche in quell'ambito familiare, anche senza necessità, per così dire, di troppe parole. Soltanto se appartiene all'ultima decade, ancora certi modi, certi tuoi atteggiamenti potrebbero risultare un po' fuori luogo nel modo di porti nei confronti di chi ti ama, di chi ti vuole bene, con questa Venere un po' fastidente. E soprattutto per quanto riguarda il modo di gestire le tue forze, le tue energie, certe tue scelte, certi modi di orientare appunto le tue azioni, potrebbe risultare non ottimale, appunto, sempre se appartieni alla ultima decade. Per te, frizzante e intelligente Gemelli, una giornata dei risvolti interessanti, con la possibilità da parte tua veramente di aggiungere dei punti fermi in certi contesti che normalmente vivi in maniera un po' più spensierata, più disimpegnata, più astratta, per così dire. Quindi un atteggiamento un po' diverso che può risultare decisamente molto costruttivo e che ti induce in un certo qual modo anche ad impegnarti con maggiore costanza, con un senso di gradualità nei vari intenti, sia che si tratti di situazioni di vita privata che eventualmente professionale. Per quanto riguarda la tua forma generale, sempre ottimale, così come la tua concentrazione, se appartiene alla seconda decade, con un'attitudine molto più sentita, molto presente anche nei confronti delle persone che ti sono care, che magari talvolta non ricevono tutta quell'attenzione che meriterebbero da parte tua. Per quanto riguarda i rapporti più intimi e personale, sempre grande passione per i nati l'ultima decade, una Venere che ti sospinge a sprombattuto, per così dire, verso un vivere con pienezza, con coinvolgimento, sia quel rapporto già in essere con magari con chi ti ama, che viene rinvigorito da queste appunto rinnovate fuoco, ma ancor più se dovessi partire con una nuova relazione che parte veramente al top dell'energia e della passione fin da principio.
Per te sensibile ed emotivo Cancro, ancora una giornata dei connotati un po' contraddittori, puoi comunque contare su questa energia favorevole del Sole e di Mercurio presenti stabilmente nel tuo segno se appartiene alla seconda decade, quindi buon equilibrio, buon tenore generale, una forma ben equilibrata e anche il tuo modo di esprimerti, il tuo modo di andare incontro nel modo di dialetticamente rapportarti con chi ti è vicino può risultare decisamente molto positivo, molto sentito più che mai. Viceversa, dal punto di vista emotivo, la Luna che ti governa in posizione un po' difficile potrebbe indurti in un certo quel modo a essere piuttosto ruvida e ruvida nelle tue reazioni, nel modo di porti, nonostante appunto questi benefici, questo iniziale atteggiamento sicuramente molto positivo da parte tua. Per quanto riguarda i rapporti più intimi e personali, ancora capacità e possibilità da parte tua, se appartiene all'ultima decade, di lasciarti andare ad emozioni decisamente molto forti, molto intense, molto sentite, anche molto più rispetto a quel tenore più leggero, più romantico che normalmente ritieni centrale in questo tipo di rapporti. Le tue stesse azioni denotano una sorta di maggior sicurezza in te stessa, in te stesso, in maniera comunque magari un po' insolita per te, ma sicuramente molto positiva per raggiungere quelle mete che ti sei prefissata e prefissato. Andiamo avanti con te, maestoso e carismatico Leone, vento in poppa ancora per quanto riguarda le tue azioni, le tue scelte, la tua vita più intima e personale, almeno se appartiene all'ultima decade. Questa presenza costante nel tuo segno di Venere e Marte continua a farsi sentire in maniera più che mai positiva, un fascino aggiuntivo, possibilità di colpire nel segno, di essere al centro dell'attenzione, di essere un riferimento, di esprimere con generosità quelli che sono i tuoi modi, quelle che sono le tue attività. Più che mai spiccate appunto con questa duplice presenza e continua a essere decisamente molto positiva per te. Anche in una giornata in cui tutto sommato ci potrebbe essere a livello emotivo, in senso generale, un senso magari di maggior misura, un senso non dico di prudenza, ma non di così facciata come invece appunto questi pianeti che ho citato sono in grado di enfatizzare in te nel tuo modo di porti. Forma generale comunque equilibrata, se appartiene alla seconda decade, un sole estivo che ti consente di ben amalgamarti anche nelle relazioni con le persone care, in quegli ambiti familiari che risultano più che mai di spicco, ancor più dal punto di vista concettuale, di dialogo, sempre se appartiene alla seconda decade, grazie anche al contemporaneo favore di Mercurio che ti agevola in questo senso. Per te, metodica e razionale Vergine, ancora una giornata dai connotati decisamente positivi, energie in campo che in un certo qual modo potrebbero risultare sì reciprocamente contraddittorie per te, ma tu sei in grado in un certo qual modo di amalgamarle con questo senso di attenzione, dando il giusto peso a ogni situazione. Una forma generale sempre ottimale ti caratterizza se appartiene alla seconda decade, così come un modo di porti a livello dialettico, a livello di dialogo sicuramente molto equilibrato e molto anche positivamente condiscendente nei confronti delle persone cui maggiormente tieni, sempre se appartiene alla seconda decade. Contemporaneamente, a livello emotivo, in maniera anche reciprocamente contraddittoria rispetto a questa tendenza, c'è comunque una tendenza da parte tua ad avere una maggior fermezza, un orientamento più che mai proteso verso certi risultati, verso certe mete, certi intenti che veramente riesci a raggiungere con determinazione ancora superiore rispetto al concreto. Quindi una giornata un po' particolare con energia in campo che sta a te appunto armonizzare nella loro ancora apparente contraddittorietà. Per quanto riguarda i rapporti più intimi e personali, riesci anche a esternare con maggior facilità quello che provi nei confronti delle persone che maggiormente tieni e nel tuo modo di agire potresti almeno temporaneamente lasciare da parte quel pizzico di senso della misura che normalmente ti caratterizza. Continuiamo con te, estetica e creativa Bilancia, momenti ancora delicati potrebbero farsi sentire per quanto riguarda il tuo umore, la tua dialettica e anche la tua forma generale, almeno se appartiene alla seconda e l'ultima decade. Viceversa, c'è questo senso già liberatorio, questo senso di buona ripresa se appartiene alla prima decade. Viceversa, appunto, queste energie planetarie, parliamo del Sole, parliamo di Mercurio, della Luna, potrebbero veramente interagire, interferire un po' su quello che è il tuo consueto centramento, su quella che è la tua concentrazione,
concentrazione il modo compiuto, morbido e accattivante di esprimere i tuoi punti di vista. Anche a livello emotivo, certe tue prese di posizione potrebbero risultare insolitamente rigide, quasi come se non fossi assolutamente disponibile nel venire incontro all'esigenza appunto di chi ti è vicino, come veramente sei in grado di fare. Decisamente migliore la situazione, almeno se appartiene all'ultima decade, grazie almeno alla spinta di Marte e di Venere propizia, che ti consentono di dare un colpo di spugna a questo tipo di energie magari un po' rigorose, un po' troppo ferme, per dar spazio a tutto ciò che ti consente di farti star bene, questo senso veramente di piacevolezza, di condivisione di questi momenti positivi, veramente appassionati più che mai. Per te strategico e inconscio Scorpione, ancora energie in campo un po' particolari, contraddittorie reciprocamente, ma comunque positive per te. Se appartiene la seconda e in parte anche l'ultima decade, sei in grado infatti di procedere con quel ritmo, con quella modalità molto ferma, molto orientata strategicamente a ottenere un certo tipo di risultato, senza lasciarti distrarre emotivamente da nulla. Paradossalmente, nel modo di esprimerti, nel modo di relazionarti con le persone che ti sono care, magari in quegli ambiti familiari a cui dai notevole peso in questo momento, è come se magari in maniera parziale invece riuscissi a dare spazio anche a situazioni, contesti che magari non sono necessariamente in linea e in armonia con la finalizzazione di quegli obiettivi che ti stai prefissando. Quindi una giornata un po' particolare, una giornata di apparente contraddizione in cui comunque a livello concreto, in maniera inaspettata, puoi anche procedere per ottenere certi risultati. Per quanto riguarda la gestione delle tue energie, le tue forze, in buona sempre la ripresa se appartiene la prima e la seconda decade, ancora qualche momento delicato se appartiene l'ultima, con questo Marte che potrebbe indurti in un certo qual modo, non dico a strapazzarti, ma magari un po' ad abusare delle tue forze. Proseguiamo con te, ottimista e avventuroso Sagittario, quest'oggi in un certo qual modo ancora tendenzialmente portato e portata anche a fare il punto della situazione, magari con uno slancio leggermente inferiore del solito, almeno dal punto di vista emotivo, ma non per questo meno positivo e comunque attento a tutta una serie di dettagli che possono essere utili per raggiungere una meta nel miglior modo possibile. Quindi a livello emotivo un atteggiamento diverso che risulta comunque stimolante per te, e comunque un'energia in campo, se appartiene all'ultima decade, sempre di grande slancio, di grande passione, di grande attitudine verso tutto ciò che è piacevole, appassionante, divertente e da vivere con grande pienezza, considerata appunto questa costante presenza favorevole sia di Venere che di Marte, che riescono veramente a colorare di tinte molto intense, molto accese i rapporti a cui maggiormente tieni, che veramente vengono da te vissuti e da chi è vicino a te con notevole coinvolgimento, sia che si tratti di un rapporto di genessere, sia ancor più che tu decida di partire con una nuova relazione che veramente fin da principio risulta più che mai trainante, appunto tutta da vivere con dei migliori intenti alla vostra portata, sia di te che appunto di chi condivida il percorso con te. Per te, pragmatico e concreto Capricorno, ancora una giornata di graduale ripresa, con questo senso di stabilità non soltanto per quanto riguarda i tuoi intenti, ma anche di una emotività che, grazie appunto alla luna nel tuo segno, che si fa sentire se appartiene la seconda e l'ultima decade, ti conferisce ancora più fermezza, ancora più coerenza nel tuo modo di porti, senza lasciarti distrarre da nulla o quasi, considerato appunto questa presenza mercuriale che, se appartiene la seconda decade, potrebbe risultare invece un po' sfasante per quanto riguarda la tua consueta concentrazione, il tuo modo di indirizzare le tue progettualità, le tue idee verso un certo tipo di intento. Anche la tua forma generale, se risulta in buona ripresa per i nati la prima decade e ancora in un buon equilibrio per i nati l'ultima, se appartiene alla seconda potrebbe risultare in leggero calo, così come se avesse questo senso un po' di defiance, questo senso delle forze non proprio all'altezza delle tue aspettative. Per quanto riguarda i momenti più gradevoli di condivisione con le persone cui maggiormente tieni, con chi ti ama, con chi ci tiene a te, c'è un'attitudine da parte tua, se lo desideri, a vivere magari con maggior spensieratezza, con questo senso di lasciarti andare un po' di più rispetto al solito.
Andiamo avanti con te, frizzante e anticonformista Acquario. Procedono queste energie astrali in grado di darti un sostegno, darti una sorta di punto di riferimento in quelli che sono i tuoi intenti, soprattutto a livello emotivo. Infatti quest'oggi è come se riuscissi a orientarti in maniera più coerente, più in linea con quelli che sono i punti fermi dei tuoi progetti, in una maniera un po' diversa rispetto al consueto. Non c'è questa attitudine diversificata nell'incorporare nel tuo percorso di vita tutta una serie di stimoli diversi, ma semplicemente orientare con fermezza verso un certo tipo di obiettivo, verso un certo tipo di intento, quello e soltanto quello, fin tanto che non l'hai portato a termine. A livello emotivo potresti sentirti così, in una maniera un po' diversa rispetto al consueto, anche in maniera tutto sommato anche inaspettata. Tutto ciò che ti arriva è un po' una sfida nell'essere portato avanti con un senso di coerenza, anche se sembrerebbe ai tuoi occhi che qualcuno voglia inaspettatamente un po' voltare le carte in tavola. Buona la ripresa per quanto riguarda la vita più intima e personale, almeno se appartiene alla prima e alla seconda decade. Certi atteggiamenti tuoi potrebbero ancora essere alteranti la relazione a cui maggiormente tieni se appartiene all'ultima decade, così come certe tue azioni avrebbero ad essere maggiormente ponderate sempre se appartiene all'ultima decade. Concludiamo con te, fantasioso e profondo Pesci. Va incontro a una giornata decisamente positiva, con un'attitudine da parte tua anche un po' diversa rispetto al consueto, seppure contraddittoria rispetto ad alcune energie planetarie in campo. Quindi la tua sfida di oggi in un certo qual modo è riuscire ad amalgamare queste energie planetarie che risultano comunque propizie per te, anche se, ripeto, un po' in contrasto l'una con l'altra. Quindi da un lato c'è questa forma generale ottimale che ti consente di procedere con morbidezza, con questo senso di attenzione, quasi come se procedessi con i piedi di piombo nei confronti soprattutto delle persone che ti sono vicine, di chi ti è caro, di quegli ambiti familiari importanti, e nei cui confronti con questa presenza mercuriale molto positiva ti consente veramente di mettere in primis nei tuoi intenti con un senso di importanza, con un senso di relazione morbida e attenta alle altrui esigenze. Viceversa, dal punto di vista emotivo, in maniera contraddittoria per te c'è questa attitudine sicuramente molto positiva nel costruire, nel realizzare, nel dar peso, nel dar sostanza, nel dar struttura a quelli che sono i tuoi intenti, con un senso di maggior coerenza, in senso quasi insolito, ma sicuramente molto positivo per te. Direi che anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stata e sei stato qui con me su Astrolove, come di consueto, per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale, a produrre per te contenuti sempre più belli, curati e cattivanti. Qualora ancora non l'avessi fatto, ti invito a iscriverti al mio canale, lasciare un like sotto questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica, e se ti fa piacere anche metterci un commento qui sotto. Ora inoltre hai anche la possibilità più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonato e abbonato, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia nel mio nostro blog che in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi per così dire generalisti riferiti alla posizione del sole nella volta celeste al momento della tua nascita, ovvero il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, puoi, se lo desideri, indagare su ogni aspetto che ti stia particolarmente a cuore del tuo percorso di vita, dal classico amore, rapporto appunto con chi ti ama, con chi ti vuole bene, col partner, con i figli, con i genitori, rapporti d'amicizia, rapporti con i colleghi di lavoro, il lavoro stesso, la tua realizzazione, il business, gli investimenti, la casa, il denaro, la fortuna, i traslochi, gli spostamenti, i viaggi, lo studio, ogni aspetto che sia per te importante, richiedendo appunto un consulto personalizzato, mirato, in privato, sempre secondo le modalità che trovi riportate nel mio nostro blog. O se invece addirittura avessi piacere di acquisire in prima persona queste tecniche interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online on demand di astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi che ho strutturato in 12 lezioni per consentirti passo dopo passo di acquisire appunto queste conoscenze, di queste metodologiche di interpretazione dei movimenti planetari di cui ti parlo anche in questi oroscopi, che sono la base di questa bellissima matica che è l'astrologia. Trovi sempre tutte le indicazioni per potervi partecipare nel mio astroblog. Ti ringrazio ancora, ti do appuntamento come di consueto per l'oroscopo giornaliero sempre qui sul mio canale a domani, e ti auguro che gli astri veglino sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao.
We'll be right back.